Belle donne, buongiorno. Finalmente, dopo praticamente quasi un mese, sono riuscita a trovare il tempo di fare questo video, e cioè cosa c'è nella mia borsona del Cosmo Prof. Come vi ho già detto in un altro video, sono andata al Cosmo Prof insieme a Angela di Angie the Candy Shop. Tesoro, grazie ancora, un bacione. E abbiamo fatto dei bei giri, è stata una bellissima esperienza, perché fra l'altro io, che di solito sono sempre quella che organizza, fa, briga, si fa la scaletta, in questa occasione qua invece ho proprio colto al volo la possibilità di lasciarmi guidare, perché Angela è una vera e propria macchina da guerra in questa cosa. Quindi lei parte, la vai a prendere in albergo, la trovi con un valigione alto così per contenere tutti i prodotti, tutte le cose che le regaleranno, che acquisterà, già tutti gli stand stampati, la mappa, sottolineate le cose da fare il primo giorno, sottolineate le cose da fare il secondo, itinerari. Quindi io mi sono completamente affidata a lei ed è stato bellissimo. Per solito sono una che programma, controlla tutto. Ogni tanto questo modo di fare mi stressa, perché è normale che sia così, e quindi Angela, grazie due volte anche per questa cosa, che tu mi hai fatto proprio da guida e mi hai portato in giro con te. È stato bellissimo e spero di poter ripetere questa esperienza, ovviamente se ne avrai voglia. Comunque, io sono andata là non con un valigione ma con un borsotto. Tra l'altro questa borsa è del mio amico Fede, che se l'è dimenticata nella nostra macchina la notte di Capodanno, perché eravamo senz'altro annebbiati dall'alcol alle 3 del mattino, queste cose qua, e quindi prima o poi Fede dovrò ridartela, però nel frattempo io l'ho usata per metterci dentro tutte le cose che mi hanno dato in omaggio o che ho acquistato al Cosmo Prof. Di tutte le cose che ho qua farò una carrellata abbastanza veloce, senza stare ad approfondire più di tanto, ma dandovi solo qualche informazione così abbastanza generica, perché poi di alcuni prodotti ci sono state richieste le review e quindi passerò a fare le review specifiche, come per esempio quella di Blink. È giusta? Io metto sempre i prodotti storti. Allora, di Blink vi ho già fatto il video, perché era una review che ci tenevo moltissimo a registrare per prima, quindi qua sopra vi metto la scheda, così se volete vederla la potete tranquillamente consultare. Abbiamo una palette occhi meravigliosa e tre meravigliosi prodotti, che sono l'eyeliner super sottile, il primer mascara e il mascara. Io vado random, pesco così a caso. Il primo che pesco è questa, è Revita Lash. Allora, Revita Lash è un'azienda che si occupa di ciglia e sopracciglia e fa dei prodotti veramente efficaci per allungare, far crescere, infoltire, migliorare lo stato delle nostre ciglia e sopracciglia. Sono prodotti piuttosto costosi, ma sono prodotti che funzionano. Noi siamo andate a trovarli, la loro manager che era in stand ci ha spiegato molte cose dei loro prodotti e nel frattempo ci ha anche omaggiato, se riesco ad aprirlo perché sono imbalzata, di questo che è un loro nuovo prodotto per le sopracciglia, che va applicato per esempio la sera prima di andare a dormire proprio sulla zona delle sopracciglia, e che dovrebbe aiutarle a accelerare la crescita e a infoltirsi, soprattutto quando uno fa del disastro come ho fatto io, che se le depila troppo, strappa troppo, eccetera. Io di questo ne ho un altro che sto utilizzando e darò un feedback quando avrò finito entrambe le confezioni, perché comunque è un prodotto che necessita di un po' di tempo per far vedere concretamente i risultati, quindi io usandolo da meno di un mese è ancora presto per poterlo dire. Comunque grazie a Revita Lash, che ci ha dato, mi casca tutto, la possibilità di provare questo prodotto. La grande sorpresa, il grande trend del Cosmo Prof è sicuramente il padiglione dedicato ai prodotti bio, all'organico, alla biobellezza, ai trattamenti naturali, non testati su animali, vegani, eccetera. C'è un mondo, per esempio dal prodotto facilmente reperibile al supermercato e anche economico, fino all'aziendina familiare che crea prodotti specifici quasi a richiesta del cliente, quel laboratorio farmaceutico di bellezza. Comincio a essere seriamente affascinata dal mondo dell'organico e del bio e insomma mi sa che presto farò delle nuove scelte, magari cambierò anche un po' la mia routine. Già lo sto facendo con i capelli, ma probabilmente
anche la skin care mi sta conquistando. Dottor Auschka, a parte questo che non c'entra niente, ve lo faccio vedere dopo. Allora, Dottor Auschka è una linea di prodotti che si trovano nelle farmacie, quindi specificamente pensata per il canale farmacia. Io l'ho già utilizzata in passato e mi sono trovata benissimo in una situazione particolare in cui avevo avuto una bruttissima reazione allergica agli occhi con degli ombretti, ahimè di chicco, mi dispiace dirlo, però è così. E ho avuto per un mese le palpebre gonfie, irritate e estremamente rugose, cioè la reazione mi aveva fatto venire fuori una marea di rughe strane, sembravo un mostro, bene, ecco. Quindi in farmacia, oltre a consigliarmi una crema specifica per gli occhi al cortisone, di quelle che si inseriscono anche proprio all'interno della palpebra per calmare tutte le irritazioni, mi è stato dato una crema contorno occhi del dottor Auschka e mi sono trovata effettivamente molto molto bene. Abbiamo incontrato i ragazzi del dottor Auschka, in particolare c'era un ragazzo carinissimo, gentilissimo, che in inglese ci ha spiegato molto bene tutti i nuovi prodotti, le novità, e ci ha dato da provare questa, a me specificamente questa perché ero la più vecchia del gruppo, ed è la crema alla rosa per il giorno, che è un trattamento nutriente per la pelle sensibile, cosa che a me fa sicuramente molto bene perché la pelle ce l'ho proprio così, cioè secca e sensibile, e in più ci ha dato anche tantissimi altri campioncini. Come vedete qui abbiamo una crema per il contorno occhi che io ho già provato e che è ottima, balsamo per il corpo, crema da giorno alla melissa che probabilmente va bene per le pelli un po' più giovani, ma non è detto, bisogna comunque provarla, una maschera e poi cos'è che c'era? Insomma, un bel po' di cosine che io ho intenzione naturalmente di testare. Solitamente questi campioncini qua me li porto in viaggio e siccome il mese prossimo probabilmente farò un viaggio, ma poi ve ne parlerò, conto di magari sperimentarli in quell'occasione. Questa sicuramente, appena finisco la mia crema da giorno, comincio ad utilizzarla perché voglio utilizzarla costantemente, tutti i giorni, in maniera continuativa, in modo da poter valutare bene l'effetto che ha su di me. Ma vi dico subito, io da questa crema mi aspetto grandi cose perché so che è in grado di darmele. Allora, Young Blood è un'azienda che si occupa di cosmesi minerale e oltre appunto come sempre ad accoglierci con tantissima gentilezza e disponibilità, ci hanno regalato questo kit che è un kit meraviglioso. Dentro ci sono delle mini size dei loro prodotti, che sono tutti prodotti appunto a base minerale. Quindi abbiamo per esempio questo delizioso gloss rosato, poi questo che è una chicca, è un rossettino, sembra il rossettino delle bambole, quelli piccolini, carino da matti, e poi dentro ci sono anche prodotti di skincare, per esempio qui abbiamo un primer minerale, una crema contorno occhi, un fondotinta liquido minerale, insomma un bel po' di cosine interessanti. Questo per esempio che cos'è? Ah, il mini mascara, addirittura il mini mascara con lo scovolone. Bene, tutte cose da provare, tutte cose da testare, in viaggio o a casa non importa, è una marca che non conoscevo e quindi sono curiosissima di vedere come va. E poi abbiamo anche Cotton Plus. Allora, Cotton Plus è un'azienda che dà tanta soddisfazione a noi youtuber, anche a quelle non famose come me, perché è sempre molto disponibile a mandarci campioni per le collaborazioni, a darci cose da testare, e infatti ci hanno regalato il campioncino dei loro dischetti struccanti. Sono dischetti che già all'interno sono imbevuti di sostanza struccante, quindi è sufficiente bagnarli leggermente e eliminano perfettamente il trucco. Ci ha fatto anche una dimostrazione la loro manager, si è truccata tutta una mano con un sacco di prodotti, mascara, eyeliner eccetera, e viene via tutto alla meraviglia, ma di questo vi faccio poi un video dimostrativo, un bel mi strucco con voi a parte, così ve li racconto meglio e ve li faccio vedere direttamente in azione. E poi Montel, azienda che non ho ancora capito bene se è francese o tedesca,
sono creme da giorno e da notte ad altissimo livello, anche per pelli non più giovani, quindi molto idratanti, molto nutrienti, molto ristrutturanti e ridensificanti. Ho qui un campione di giorno e notte da testare e quindi sicuramente anche di questo vi farò sapere. Estrosa! Allora, Estrosa, innanzitutto grazie Estrosa, perché è grazie ad Estrosa che siamo state invitate al Cosmo Prof, è stata invitata Angie e a sua volta ha invitato me. Siamo state allo stand, abbiamo parlato con la loro manager che è una ragazza deliziosa, abbiamo chiacchierato tanto e ci ha lasciato da provare questa novità. Allora, loro si occupano di nail care e nail beauty, altro settore che al Cosmo Prof l'ha fatta da padrone, perché ci sono padiglioni interi dedicati soltanto alle unghie. È un mondo fantastico anche quello. Hanno sviluppato anche una nuova linea di prodotto in cui c'è l'accoppiata smalto più top coat, che ha comunque la garanzia di durare almeno 10 giorni senza dover inserire le mani nel forno e quindi senza doverlo comprare, perché non dover comprare il forno sicuramente è un bel risparmio se si vuole comunque avere un buon risultato che dura nel tempo. Quindi io qui ho il sample del loro nuovo prodotto, della loro nuova accoppiata smalto più top coat a lunghissima durata, 10 giorni senza forno. Lo proverò presto e vi faccio anche di questo un video dedicato. E poi un bel prodottino corpo di cui mi aveva già parlato Angela, si chiama Body Boom, è il Coffee Scrub, quindi è uno scrub corpo a base di caffè, non quello che magari potrei farmi io in casa, che sicuramente combinerei un disastro, perché io con il fai da te, i paciughi, i mescolii vari, faccio delle cose immonde, non le vuole neanche il bidone dell'organico, ma è molto meglio affidarsi a chi queste cose le sa fare. Allora, Angela l'ha già provato, io lo proverò nei prossimi giorni. È un meraviglioso scrub per il corpo al caffè con un profumo che sembra di essere al bar al mattino, non solo caffè puro ma anche dolce, quindi molto aromatico, garantisce una pelle esfoliata, liscia, pronta per i successivi trattamenti, insomma una coccola per il corpo. Loro hanno un sito, si chiama bodyboom.pl e niente, magari qui sotto vi metto anche un po' tutti i siti dei prodotti che vi ho fatto vedere, così se avete voglia o curiosità ve li andate a guardare, andate a sbirciare un po' cosa c'è. Comunque anche questo era uno stand bellissimo con centinaia di scrub, di profumi, di cose fantastiche e si sentiva soprattutto questo meraviglioso profumo di caffè che si sente anche con la busta chiusa, quindi non voglio pensare a cosa verrà fuori quando la aprirò. Poi siamo passate anche da Humankind, linea di prodotti per il corpo che si trovano anche da Sephora, ci ha regalato il loro manager la crema per le mani, abbiamo chiacchierato, ci ha spiegato un sacco di prodotti nuovi che troveremo da Sephora. Intanto cominciamo a provare questa, che è una crema per le mani, ma va bene anche per i gomiti, quindi comunque una crema nutriente e ammorbidente per le parti un po' più difficili del corpo. E poi abbiamo queste meravigliose boccettine. Questa è un'azienda americana che si chiama Charlotte's Web by Stanley Brothers e loro si occupano di principalmente integratori alimentari. Ho parlato con uno dei loro manager che si chiama Ashley, che gentilissimamente mi ha regalato un bel po' di questi sample. Inizialmente sono stati creati per uso diciamo integratore alimentare, ma che recentemente sono stati testati anche come prodotto per la pelle, perché è un olio molto profumato, il profumo è menta cioccolato, ma in realtà a me sembra liquirizia, comunque è un profumo molto buono, molto intenso ed è utile, indicato per sgonfiare le borse sotto gli occhi e schiarire le occhiaie. Questi sono prodotti che vanno provati per almeno un mese prima di poter dire effettivamente se hanno funzionato o no. A me al momento stanno piacendo, io li ne ho un po', farò un video dedicato anche a loro. Nel frattempo, thank you very much Charlotte's Web, thank you very much Ashley. Adesso mi fermo qua, anche perché di alcuni prodotti, come vi ho detto, mi è stata richiesta una recensione specifica e quindi dovrò farla e registrarla. Ma
Menzione speciale allo stand di NYX o NYX, non so quale sia il modo giusto di dirla. Fila chilometrica, dentro c'era molta bella roba, ma molta. Però, cioè, non è possibile che alla domenica già il top, che è ormai il prodotto da contouring low cost più richiesto del mondo, fosse già finito e non lo avessero rifornito. Anche perché NYX sta aprendo dei monomarca in giro per l'Italia, ovviamente Bologna, ciao! Ma non è neanche attivo il sito di vendita italiano. In questo momento io la voglia di NYX, la voglia del top di NYX, me la tengo perché il mio è finito. Fra l'altro mi viene in mente, devo fare pure il video dei prodotti finiti. Benissimo! Vabbè, comunque, fila chilometrica da NYX, siamo entrate, girato, fatto, brigato. Io non ho comprato molta roba e non so neanche più dove l'ho messa. Eccola, è qua. Primer Occhi, l'eyeshadow base che non avevo trovato online e che desideravo tanto provare per usare magari in alternativa al soft ochre di MAC, che magari d'estate risulta un po' pesante. Lo voglio provare, è ancora sigillato, quindi lo aprirò prossimamente. Poi ho preso un paio delle loro meravigliose ciglia finte, che so essere molto molto belle, e le ho volute prendere belle grandi. E niente, che dire bimbe, questa era la mia borsa del Cosmo Prof. Non ho un bottino esagerato, però mi sono concentrata, diciamo, sulle cose che mi attraevano di più, che mi interessavano di più. Io spero di avervi fatto vedere delle cosine interessanti, che il video vi sia piaciuto. Naturalmente fatemelo sapere sempre allo stesso modo, quindi con un bel like qua sotto o con un commento, e mi raccomando, se non siete ancora iscritte, iscrivetevi, così non vi perdete le prossime review, anche delle cosine che vi ho presentato oggi, e tutti i prossimi video anche fashion che farò in collaborazione con i nuovi negozi, anche perché ho qualcosa che bolle in pentola, quindi state collegati.